Match d'alta quota tra due squadre che non vogliono perdere terreno. Il notaresco di mister Epifani con il preciso obiettivo di recuperare punti, il Tolentino che intende prolungare l'effetto sorpresa con il suo splendido terzo posto. Fischia Arcidiacono di Acireale. Cremisi subito pericolosi con la conclusione di Mengani che si spegne fuori di poco. Risposta teramana affidata al duo Valenti Maio con il 9 che manca l'impatto perfetto. Con il pallone un pasticcio difensivo mette Zammarchi nella condizione di poter sbloccare la gara. La mira non è precisa, il Tolentino spreca una grande palla gol. Funziona l'asse di destra del notaresco ma Valenti non è lucido e si lascia ipnotizzare da Bucosse. E comunque il preludio al gol, Maio si invola sulla fascia, apparecchia la tavola per Valenti che complice un'incomprensione difensiva deposita senza problemi il pallone in rete. Nono centro in campionato per l'esterno e gara aperta a nuovi scenari. Esposito suggerisce in profondità per Valenti che sterza e mette i brividi agli ospiti con il suo mancino. La ripresa inizia col botto, 60 secondi ed Esposito manda di nuovo in porta Valenti che non riesce a saltare Bucosse fallendo il raddoppio e la doppietta personale. Severini si accentra e calcia, blocca senza problemi Mariani. Il Tolentino non demorde e pareggia. Schema su punizione che porta al tiro Severini, destro che si infila alla sinistra di Mariani, non esente da colpe. Adesso è blackout notaresco sugli sviluppi di un angolo, salvataggio provvidenziale sulla linea di porta di Frederick e minaccia scampata. Nella fase centrale non succede nulla fino alla frittata che costa l'1-2. Retropassaggio di Bruno, Mariani svirgola clamorosamente il pallone e Prosperi può completare la rimonta ad opera del Tolentino. E anche l'ultima occasione del match, gli assalti dei rossoblù non producono i frutti sperati. I cremisi volano a 53 punti in classifica dopo una prestazione attenta e cinica, sconfitta che deve far riflettere in casa notaresco con la squadra che dopo il momentaneo pareggio è praticamente uscita dalla partita. No, l'hanno vinta ragazzi con l'atteggiamento, con lo spirito che ci abbiamo, partita tra virgolette meritata. A prescindere da come sono venuti gli episodi del gol, è meritato. Noi abbiamo regalato a loro il primo gol, una disattenzione nostra, ma non hanno mai tirato in porta. Abbiamo fatto una partita bella contro una squadra importante. Penso che il secondo tempo c'era soltanto il Tolentino, ma a prescindere dalle scelte, da quello che il modo didattico, a me mi fanno ridere con dell'atteggiamento, il cuore dei ragazzi. Questa è una squadra che può diventare eroi, ma eroi perché giocano al limite delle loro possibilità, non vanno oltre. Quello è lo spirito nostro contro una grande squadra, però la realtà dopo viene fuori, la realtà è il sacrificio, la realtà è il campo, la realtà è il sudore, i soldi non contano niente. Noi siamo questi, siamo curiosi di essere questi e tiriamo avanti così. Non abbiamo fatto nulla, non ci sentiamo appagati, mo perché è Pasqua, sennò... Restavamo subito in campo.